Ciao a tutti ragazzi, mi trovo vicino alla cima del Monte Bar, che è lassù, circa 200 metri di dislivello da questo punto. È autunno inoltrato perché siamo al 17 novembre, qua ci sono 7 gradi, anche se c'è il sole, c'è una bella arietta frizzante. Perché vi parlo di com'è il tempo, di quanto fa freddo o caldo? Perché Fox, cioè questo marchio, mi ha mandato dei vestiti autunnali, invernali da provare e dopo diverse settimane di test posso dirvi come funzionano. In inverno io sono solito girare con i pantaloni corti, perlomeno in salita, e mettere sotto dei gambali. Però Fox mi ha mandato questi pantaloni lunghi che sono dei Defend Kevlar, che hanno la particolarità di essere abbastanza leggeri e soprattutto adatti ad essere pedalati, perché hanno una forma un po' a tubo, qua vedete, più stretta verso i piedi, quindi non si impigliano nei pedali e inoltre, essendo rinforzate in Kevlar come qua sulle ginocchia, è possibile mettere sotto le ginocchiere e riuscire a muoversi senza problemi. Le provate anche diverse volte sul Monte Tamor, dove quando uno arriva al pomeriggio e scende la prima parte verso nord, fa veramente freddo in questo periodo e quindi i pantaloni lunghi proteggono bene anche dal freddo. Intendiamoci, non sono pantaloni caldissimi perché comunque sono areati, come potete vedere da questi bucherellini, e si possono quindi anche mettere d'estate per quando uno fa solo downhill, per esempio è in montagna e magari cioè, fa freddo perché uno è molto in alto. Non sono impermeabili, quindi sono pantaloni veramente da ciclismo adatti ad essere pedalati. Hanno il classico logo Fox qua sui quadricipiti che fa anche da catarifrangente. Tanti nel precedente video che ho girato su Fox mi hanno detto, però questo materiale catarifrangente si stacca dopo qualche lavaggio. E in effetti è vero, tende a staccarsi, quindi bisogna fare attenzione a come si lavano e seguire le indicazioni scritte nell'etichetta che si trova qua al suo interno. Passando alla giacca, questa è una Ranger Water, quindi una giacca pensata anche per essere impermeabile e usata durante la pioggia. Infatti potete vedere che il cappuccio va anche sopra il casco, no? E uno può poi chiudere tutti i boccaporti senza problemi, senza farsi entrare l'acqua nel coppino, cosa che dà sempre molto fastidio. Di questa giacca mi piacciono anche come sono fatti i polsini, perché sono elastici, quindi evitano che entri dentro oltre l'acqua anche il vento quando uno si trova per esempio in giro in giornate come oggi dove l'aria è molto fredda. La cerniera è ben riparata da questa copertura, quindi l'acqua qua non entra e ha delle belle tasche capienti, qua per esempio ho messo dentro anche il telefono, che si possono chiudere con delle zip. Per chiudere bene anche la parte inferiore ci sono degli elastici che si possono tirare semplicemente con questo sistema per evitare che l'aria o l'acqua entrino da sotto. È una giacca che secondo me si fa portare bene anche nelle situazioni di tutti i giorni, infatti personalmente la uso per venire al lavoro, è piuttosto casual e non dà l'idea del ciclista sperduto in un supermercato. Fox poi mi ha mandato tre paia di guanti che sono sia invernali che estivi, diciamo. Quelli estivi sono questi, trovate poi tutte le indicazioni dei nomi, dei prezzi qua nel link sottostante. Questi guanti sono leggerini, quindi non sono guanti invernali, però sono fantastici perché danno una sensibilità incredibile sul manubrio. Infatti vedete che qua il palmo non è tanto rinforzato, ma bensì ha un materiale similpelle che dà proprio un grip perfetto sulle manopole. Sono anche molto molto aderenti, quindi non creano pieghe fastidiose neanche sul palmo e sono molto semplici quando si indossano. Infatti guardate, tiro la linguetta qua e il gioco è fatto. Ripeto, sono guanti piuttosto estivi, quindi da usare con temperature, io proporrei su 15 gradi in su. Poi Fox mi ha mandato invece dei guanti più adatti all'inverno, infatti sono della linea Defend, quindi che tengono più caldo, con delle nocche rinforzate in materiale D3O. Se volete sapere come funziona questo materiale, beh, è abbastanza semplice, è morbido al tatto così, però se prende un colpo si indurisce. C'è anche un video che trovate qua linkato o qua sopra, fra suggeriti o sotto nella descrizione, che spiega bene come funziona. Questi guanti hanno invece la chiusura in velcro, quindi sono un attimino più laboriosi da vestire, però sono molto comodi e soprattutto la protezione sulle nocche non dà fastidio. Io soffro molto le nocche che vengono compresse da materiali duri come altri guanti hanno e con questo invece non ho mai avuto mezzo problema, proprio perché il materiale D3O si adatta alla forma delle mie mani e quindi non mi fa male. Sono guanti abbastanza caldi, infatti li userò oggi nella discesa, la temperatura ripeto di 7 gradi.
ma non sono caldissimi, cioè si possono usare anche con temperature intorno ai 15-20 gradi, cosa che ho già fatto. Infine Fox mi ha mandato i suoi guanti impermeabili, sempre della linea Defend, ma appunto impermeabili, pensate a non far passare l'acqua quando piove. Li ho usati anche lo scorso inverno perché ne avevo già un altro paio, e sono però guanti che non tengono caldo, quindi attenzione, li potete comprare per usarli magari d'estate quando si va in montagna per non avere freddo le mani quando si bagnano, perché sono veramente impermeabili, però non tengono caldo, cioè in giornate come oggi dove non piove io personalmente li lascerei stare e userei invece quelli un po' più caldi. Questi vanno veramente bene d'estate, in primavera o appunto in autunno appena iniziato, quando fa abbastanza caldo e piove. Visto che sono arrivato in cima alla salita è ora di mettersi le protezioni, e metterò le protezioni sempre Fox, quelle che ho già recensito in un video quest'estate, sono in assoluto le mie preferite, non era solo un titolo a chiappa clic, è la verità, sono quelle che uso sempre quando indosso protezioni, e le metterò sotto questi pantaloni per far vedere come sono ben tagliati questi pantaloni, proprio pensando all'enduro o al downhill. Ecco fatto, le protezioni sono qui sotto, vedete che sembra quasi di non averle, cioè non si notano neanche. Mi sono dovuto ovviamente svestire, cioè togliere i pantaloni, perché le protezioni si indossano dal basso e essendo i pantaloni sotto così stretti non passano sotto il pantalone. Però la chiusura di questi pantaloni è veramente una figata, perché guardate, è velocissima da aprire e chiudere attraverso questa chiusura in stile zaino. Passo dentro la linguetta, stringo, il gioco è fatto. Qua la patta non ha neanche una cerniera perché è tenuta ben ferma da appunto questa linguetta. Inoltre questi pantaloni hanno due tasche molto comode, chiuse con delle zip che sono di alta qualità, si nota subito sia per come scorrono sia per la loro robustezza. La giacca, vi faccio vedere com'è al suo interno, anche ha questo strato che la rende gradevole al tatto anche quando uno la indossa con una maglia a maniche corte. Anche nel caso della giacca le cerniere sono di alta qualità, scorrono bene e sono soprattutto belle robuste. Qua i gradi sono 5 perché siamo all'ombra, no, fa un bel fresco, però i guanti tengono caldo, cioè tengono fuori l'aria, comunque ho le mani calde, sensibili, con cui poter utilizzare bene i freni. Qua guardate, pezzo pedalato, ho i pantaloni con le ginocchiere, il movimento è libero, riesco a muovermi bene senza avere sfregamenti fastidiosi. Veramente comodi questi pantaloni. Inoltre, col sistema di chiusura che vi ho fatto vedere, stanno su veramente bene, quindi non scendono. Pantaloni lunghi così, su un sentiero all'ombra come questo, dove c'è comunque della velocità e del bagnato, sono veramente confortevoli in questa stagione. Cioè, ci si gode di più la discesa perché non si prende tutto il freddo, tutti gli schizzi dell'acqua che vanno a congelare gambe, polpacci. Certo, devono essere unite delle scarpe un po' invernali, come quelle che so io, che sono delle Shimano, di cui non ricordo il nome, ma vi metterò il link sotto qua nel video. Il sentiero qua un attimino è sposto, soprattutto lì perché era frenato, non l'avevo messo a posto. La sensibilità nelle mani quando fa abbastanza freddo come adesso e si è in giro per sentieri un po' tecnici come questo qui è fondamentale secondo me. Lo stesso discorso di calore vale per la giacca, che tiene veramente bene fuori l'aria, e quindi io, pur essendo sudato sotto, non ho freddo, sono veramente condizioni migliori per godermi la discesa all'ombra. Insomma, avrete capito che questi vestiti di Fox mi piacciono molto. Non sono i più economici sul mercato, però sono molto robusti e quindi adatti a durare nel tempo. Inoltre, del materiale invernale o protettivo come questo, non è pensato da mettere su ogni giorno per ore e ore, ma da indossare quando serve, quindi quando uno va in discesa o quando fa freddo. Quindi io dico, investire in una giacca, un paio di pantaloni, un paio di guanti come questi qua è sicuramente un buon affare. Questo è tutto, vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo di sottoscrivere al canale
se non l'avete ancora fatto, e di guardare gli altri nostri video qua sul canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!